Passo immediatamente la parola al collega Eduardo Vera Cruz Pinto dell'Università di Lisbona, ordinario di diritto romano della facoltà di giurisprudenza della medesima università e direttore della facoltà di giurisprudenza dell'Università Europea e membro dell'Accademia Portoghese di Storia. Grazie professore. No, io non ho bisogno di questo. Ma scusate, potreste accendere le luci qua perché sì, siamo sì. A rischio di dormire. Sì. Non credo che qua disturbi il no. Schermo. No, no, c'è. Spero che spero. È molto bello sognare le cose vostre. Ma più grande qua. Cala in bacio. Buonasera, buonanotte. Buonasera, buonanotte. Cuidate. Ma se c'è anche la pila se volete. Buonasera, anche io voglio associarmi alle parole del professore Umberto, alla professora Cristina De Cicco. Un saluto per il coraggio di fare questo seminario dopo il sisma a Camerino. Io non so parlare l'italiano, non è un atto di coraggio, è un bisogno di mi fare capire. Allora, voglio dire qualcosa, in italiano prima e dopo due minuti in portoghese. Io penso nella mia lingua e fa una traduzione. Allora, la massima antigua, traduttore, traditore. Io sono un traditore di me stesso, perché sono autore e traduttore qui. Tre temi per sviluppare questo problema della memoria, della verità e del diritto. Io sono fedele alla tradizione della mia università. Il professore in questa intervenzione devono parlare di una riflessione, non fare una descrizione, una narrazione di un istituto o dello stato delle cose, ma una riflessione che è una provocazione. Primo. Non ha senso giuridico e la memoria. La memoria non c'è una cosa giuridica. La storia sì. Perché la memoria è personale, è soggettiva. La memoria è la testimonianza della sofferenza. Allora, la storia no. La storia ha un distanziamento, l'oggettività, una costruzione. Dobbiamo separare qui memoria, che non è giuridica, e storia, che è un processo giuridico. La storia del diritto. Il diritto non ha una memoria. E lo stesso per fare una distinzione entre il diritto e la legge. La legge è il risultato della politica. La norma legale è un comando ideologico del partito che ha vinto l'elezione. Il diritto non ha nessuno con questi problemi della politica. Parliamo di diritto per dire la legge. Questo è un pensamento anglosassonico perché law è lo stesso per il diritto e per la norma legale. Noi a Lisbona abbiamo questo problema dell'insegno del diritto e della legge alla stessa università, alla stessa facoltà di giurisprudenza. 2 anni per il diritto, 2 anni per la legge. Allora la legistica è là e il diritto è là. La memoria, la storia. La memoria e la legge e la storia e il diritto. 2. Il problema della verità.
scusi, ma la verità non esiste come una cosa profana. La verità è una cosa divina, penso io. Perché Pilato ha fatto una domanda a Gesù: chi sei tu? E Gesù ha detto: io sono la verità. La verità è una cosa che è lontana da me. E io sono tifosi del calcio. E allora non sono d'accordo con gli altri dell'altro team. Il fatto è lo stesso fatto, ma vedere il fatto è diverso per uno e per l'altro. E non siamo mai d'accordo con questo problema del penalty nel calcio. E la storia, nel diritto, lo stesso. Allora, la verità nel tribunale, tu in giuramento, dici la verità. No, ma che dire la verità? La verità è un'apprensione di un fatto, è un'interpretazione, una rappresentazione. Il diritto è più semplice. Semplice. Perché abbiamo oggi una filosofia del diritto che ha un abuso terminologico costante. Parole. Siamo sepultati in queste parole. Per me il diritto è più semplice perché è il caso. Il professore, il presidente della mesa ha detto: io sono un civilista. E io penso il diritto a partire dal caso. E la regula iuris non è il risultato di un consenso sociale, è il risultato della stessa cosa nella pluralità di casi. Molti casi, soluzioni simili e regula iuris. Parliamo di diritto perché il diritto è una cosa così. Allora, casi, regula iuris, e la verità dove c'è? Non lo so, non è un problema che io come giurista o professore di diritto devo affrontare. Tre e ultimo. Fare la giudizializzazione della storia o della memoria. Questo è impossibile. Il giudice è un uomo che è un carico dello Stato. Non c'è la comunità che ha eletto il giudice. Il giudice è un uomo che lo Stato ha detto: tu hai la tecnica giuridica necessaria per fare questa professione. Non è un giurisprudente il giudice. Il giudice è un uomo che ha la tecnica della legge. La giurisprudenza è un'altra cosa, molto diversa. Giurisprudenza è l'esercizio dell'auctoritas. L'auctoritas è il riconoscimento della gente. Questo è un uomo giusto che sa parlare le cose del diritto. Il giudice no. Anche nel diritto internazionale abbiamo a fare una distinzione tra il ius commune humanitatis e la lex mundi. Il diritto internazionale oggi è una lex mundi, è un strumento ideologico anche di fare cose. Allora, la decisione, la deliberazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non sono diritto internazionale, per me non sono diritto internazionale. Il diritto è una cosa più legato alle regole. Allora, differenza diritto-legge, differenza memoria-storia, verità è un problema che giuridicamente io non penso che è rilevante. Io ho insegnato
30 anni di filosofia del diritto e sono pentito. Io penso oggi che la filosofia fa la risoluzione dei problemi che non esistono per il diritto. Non è una negazione della possibilità di teorizzare il diritto, no. E anche il problema della filosofia è un problema della Grecia e il diritto è un problema di Roma. Io sono professore di diritto romano, anche, ho fatto una scelta per il diritto romano. L'ultimo problema, il problema della giudizializzazione, se il giudice deve essere legato al principio della legalità, non mi sembra che questo problema della memoria e dell'oblio è un problema giudizializzabile. Questi sono dei problemi che non è possibile dare conclusione, non può fare qui una conclusione. Mi rimango al porto sicuro della mia memoria di questo intervento e basta. Grazie.